Andiamo avanti con il nostro programma di oggi, perché abbiamo diversi ospiti. Il primo lo presento subito, si tratta di Carlo Ruggeri, che è presidente del comitato regionale Marche, pro ospedali pubblici e no ospedali unici provinciali. Intanto lo salutiamo perché è un tema a noi particolarmente caro e quindi ospito con molto piacere Ruggeri. Buonasera Ruggeri. Buonasera. Buonasera. Io sono contento di questa intervista perché così diffondiamo diciamo il nostro verbo che è abbastanza nuovo, insomma, perché ci siamo fondati. Vi siete costituiti il 12 di settembre. Ultimo come comitato regionale Marche. Ecco, questo ci fa piacere. Perché abbiamo raggruppato componenti di 4 province delle Marche, ancora mancherebbe fermo, in pratica siamo in fase di conclusione con dei comitati di fermo, quindi in pratica abbracceremo a regime tutte le Marche, naturalmente, con tutti i problemi che ci sono nelle Marche. Certo. Innanzitutto vorrei indicare, se mi permette, il nostro sito internet, dove tutti possono andare a vedere le nostre attività, www.proospedalimarche.it, oppure su Facebook Comitato Pro Ospedali Pubblici Marche. Ecco, qui si vede tutta la nostra attività quasi giornaliera. Pubblici punto Marche. Sì. Benissimo, questo è il sito Facebook, l'altro è il sito web. Proospedalimarche.it, il sito web proospedalimarche.it. Invece il sito Facebook è Comitato Pro Ospedali Pubblici Marche. Benissimo Ruggeri, noi poi comunicheremo a lei e gli altri che rappresentano poi nelle varie province questo comitato le nostre referenze, perché qui a Recanati si è costituito, io non ne faccio parte, un comitato ormai da un paio d'anni, e precisamente dalla prima marcia pubblica che abbiamo fatto, grande manifestazione di più di 1000 persone proprio pro ospedale di Recanati, era nell'ottobre 2016, pochi giorni prima, diciamo così, dell'evento sismico, purtroppo fu un'estate anche da questa ricorrenza particolare. No, dicevo, perché noi è 2 anni che lottiamo perché l'ospedale Recanati possa riottenere, riavere servizi che gli sono stati tolti. E voi, quando vi siete costituiti il 12 settembre scorso a Civitanova, vi siete costituiti proprio con questo proposito, con questo fine, cioè di riaprire quei 13 ospedali che con la delibera del febbraio del 2016 regionale sono stati ridotti a ospedali di comunità, in realtà a semplici case di riposo. Per lo specifico di Recanati volevo dire che questo nostro programma, queste linee guida nostre ormai dove siamo tutti su cui siamo tutti d'accordo, per quanto riguarda gli ospedali come Recanati, ecco, parliamo di Recanati così. No, diciamo, parliamo in generale anche degli altri. No, parliamo di Recanati nel senso che questa proposta qui comporta la riapertura di fatto, diciamo, dei servizi ospedalieri che sono stati chiusi in 13 ospedali in data 31 dicembre 2015 dalla giunta regionale, diciamo, attualmente in carica, insomma, no? Quella di Ceriscioli, no? Sì, sì, sì. Il comitato, la spinta alla nascita del comitato è stata data dalle ultime frasi di Ceriscioli, ecco, volevo fare questa premessa, perché incontrando i sindaci, 7 sindaci della provincia di Pesaro Urbino, che erano stati delegati dalla conferenza dei sindaci di quella provincia ad andare a parlare con Ceriscioli, il 10 di agosto, quindi non molto tempo fa, in pratica, ha fatto una dichiarazione gravissima del seguente tenore, io cito testualmente, aperta parentesi o aperte virgolette, un passo dopo l'altro si va verso la realizzazione dei presidi unici provinciali. Esempio, il modello finale è l'attuale situazione degli ospedali di Ascoli e di San Benedetto, che saranno riconvertiti
anche nei pronti soccorso con il solo trattamento di codici bianchi e verdi, con la costruzione di un presidio straniero unico provinciale. Questa affermazione l'ha poi confermata alla festa dell'unità di Pesaro, in pratica dicendo, aperte virgolette, se invece di due strutture ne realizziamo una di maggior qualità, riducendo gli sprechi ed evitando i doppioni, i marchigiani non guardano ai 10 km in più o ai 10 km in meno. E allora ci siamo detti, a questo punto tutte le province avranno un solo ospedale unico, no? Lo dice Ceriscioli continuamente, ripetutamente. La provincia di Macerata lo avrà in località Pieve, no? Pieve di Macerata. Sì, poi è stata rivista, adesso vedremo se sarà quella. Le revisioni di Ceriscioli noi non abbiamo. No, è stata rivista la sede perché una parte è stata considerata non idonea più da ulteriori indagini geologiche. Sì, però il sindaco di Macerata dice che si può sistemare questa cosa qui. Insomma, siamo in una situazione di confusione, però per esperienza. Qui in provincia di Pesaro, dove era stato deciso l'ospedale in un posto, poi è stato si farà in un altro dove vuole il partito di Ceriscioli e Ceriscioli in pratica, quindi la faccenda del codice alfanumerico, degli algoritmi, tutte queste discorse matematiche, tutte queste frasi matematiche che tira fuori Ceriscioli, che è professore di matematica, incomprensibili anche al pubblico in pratica, portano le decisioni a quelle che vuole lui in pratica, quindi sicuramente vedrete anche in provincia di Macerata che sarà a Pieve l'ospedale, come sarà a Spinetoli in provincia di Ascoli Piceno in pratica, no? E qui a noi da noi in provincia di Pesaro sarà proprio a Pesaro, la località dove Ceriscioli è stato sindaco in pratica, no? Quindi non illudiamoci che Ceriscioli cambi idea, ecco, questo deve essere molto chiaro, noi siamo molto convinti di questo, no? Come non cambia idea sulla chiusura degli ospedali, diciamo, che attualmente sono esistenti, cioè se lui fa un ospedale unico in provincia con un unico pronto soccorso, e sottolineo con un unico pronto soccorso, e chiaramente tutti gli altri ospedali attualmente esistenti in provincia di Macerata, Civitanova, Macerata Centro, San Severino Marche, Camerino eccetera, e diventeranno, non saranno più ospedali, saranno case della salute, no? Perché dopo l'ospedale la cosa minima che possono fare sono case della salute, che sono ambulatori con una specie di punto di soccorso che curerà solamente codici bianchi e verdi. Chiaramente gli ospedali nostri, 13 ospedali che sono stati chiusi a fine del 2015 e sui quali sta succedendo un disastro spaventoso, io non so voi Recanati che situazione avete, ma nelle cure intermedie sta succedendo veramente una cosa disdicevole, insomma, ecco. Se mi segue, come no, a noi ci hanno tolto la lungo degenza, anche se poi ce l'hanno un pochettino mantenuta, perché anche se hanno istituito le cure intermedie, però c'è sempre la presenza di due o tre medici ospedalieri, quindi in realtà ci hanno indirettamente mantenuto una lungo degenza così un po' camuffata, anche se non vorrei spiegare però che non vi fate illudere. Ma chi si fa illudere? Ho letto sui canali. No, io volevo solamente specificare alla gente che ascolta, no? Giustamente. Sicuramente avete un bacino di utenza di ascolto notevole, quindi per noi ci avete fatto un grosso favore, perché più gente sente le parole, la verità, perché noi cerchiamo di diffondere la verità. Dunque, i medici che sono negli ospedali come Recanati, che Recanati è stato classificato come ospedale di comunità, no? Sì, come sono gli altri 13 ospedali che sono stati chiusi alla fine del 2015. L'ospedale di comunità, in pratica, no, a regime vuol dire che quando loro poi decideranno, sarà solamente assistito da letti di cura intermedia, in pratica, che saranno gestiti da infermieri. La responsabilità sanitaria dovrebbero averlo a regime i medici di famiglia o le guardie mediche. Un po' dappertutto i medici di famiglia si sono rifiutati di andare in questi posti di cura intermedia, perché
a questo punto hanno avuto la coscienza di rendersi conto che si sarebbero trovati in un mare di problemi che loro non sono in grado di risolvere, no? E quindi alla fine attualmente sono gestiti di notte dalle guardie mediche, di giorno, come succede da voi, come succede nel Pesarese, come succede dappertutto, ci sono dei medici ospedalieri, ma sono provvisori questi medici ospedalieri, capito? Li tengono lì attualmente per mettere la carotina davanti agli occhi, quindi è una lungodegenza impropria, perché come lei mi insegna, la lungodegenza deve avere dei medici specialisti o in pneumologia o neurologia, non medici ospedalieri senza una qualifica specialistica, capito? Quindi questi medici ospedalieri che avete appunto recanati sono dei medici ospedalieri provvisori, e di notte ci sono le guardie mediche, non ci sono loro ma ci sono le guardie mediche. A volte succede anche che a livello di diagnosi vanno in contrasto tra gli uni con gli altri, in pratica, no? Quindi la lungodegenza non è una lungodegenza quella lì, vi racconteranno che è lungodegenza, ma non è una lungodegenza. Certo, e poi che vi hanno anche raccontato che il punto, che c'è un punto di primo intervento a Recanati, ma non c'è un punto di primo intervento, perché se il medico ospedaliero viene giù di notte, no? Anzi, non viene giù di notte, viene giù la guardia medica di notte nel punto, diciamo, di primo intervento, non è un punto di primo intervento, quello si chiama ACAP, che a voi vi fanno credere che è un punto di primo intervento, insomma. E in molte località forse illudono le persone e i comitati, perché chiaramente devono tenere, come si dice, buona la botta, insomma, in attesa magari delle prossime elezioni regionali, non so, ecco. Ma sicuramente questa è una funzione di diciamo tamponare un po' la protesta e il malcontento. No, e il punto di primo intervento era già destinato nel 2016, ottobre 2016, a diventare già un PAC, cioè un punto di accoglienza, un PAC. Sì, non si chiama più PAC, adesso si chiama ACAP. Le cambiano sempre, hanno rotto le scale con tutti questi nomi che cambiano continuamente. In realtà, mi scusi Ruggeri, in realtà Là io vorrei specificare ACAP, sillabo, vuol dire ambulatorio, continuità assistenziale primaria. Ecco, cioè vabbè, è un ambulatorio appunto. Voi avete un ambulatorio adesso, abbiamo ancora... non avete un punto di primo intervento. Sì, ma i codici verdi e bianchi li tratta lo stesso, e c'è sempre almeno di giorno un medico della medicina, diciamo così, oggi cure intermedie, che fa e presta servizio, ma si alterna fra reparto e punto di primo intervento. Cioè è una confusione totale, perché non sono riusciti neanche ad adottare pienamente la delibera che si sono diciamo così, che hanno adottato appunto nel febbraio di 2 anni fa. Ora la questione è che voi avete costituito questo comitato per, soprattutto mi sembra, anche per ostacolare il progetto che ritenete deleterio degli ospedali unici provinciali, anche perché costano una barca di soldi e che tolgono poi risorse agli altri ospedali destinati a chiudere. Sì, perfettamente, certo. Ecco, dunque noi siamo totalmente contro gli ospedali unici provinciali, totalmente, e non ne vogliamo neanche sentir parlare, Per esempio, ci sono alcuni che dicono: ma questo è al limite, no? Questa è la zona, la zona non è adatta, la zona non è idonea, facciamolo di qua, facciamolo di là. No, noi non vogliamo sentir parlare di ospedale unico, come giustamente diceva lei, perché drena risorse a tutto il territorio, chiaramente, no? E poi diventerà un sistema imbuto dove sarà un inferno, sarà un girone dell'inferno, capito? Sia nel pronto soccorso unico, che vuol fare Ceriscioli, sia nei ricoveri, perché io sfido chiunque a essere ricoverati in un ospedale unico se non è moribondo. E tutti gli altri, dove vanno a finire tutti gli altri, no? Vanno a finire in queste specie di ospedaletti, queste specie di ex ospedali che rimarranno, no? A Macerata, Civitanova, San Severino, a Camerino, e dove che saranno degli ambulatori, non saranno più ospedali. Questo che vorrei che la gente capisce, queste sono
delle strategie di Ceriscioli, e lui le porta avanti queste strategie, capito? E invece il nostro discorso è un discorso, la nostra proposta è una proposta di policentrismo spinto, che questa proposta l'ha tirata fuori Ceriscioli qui in una conferenza dei sindaci. La parola spinto vuol dire riapertura degli ospedali, in pratica quelli piccoli, no? Come quello di Recanati, in pratica quelli che hanno chiuso. E lo tira fuori Ceriscioli dicendo che loro potevano decidere politicamente, questo lo disse in una conferenza dei sindaci a Urbino, potevano decidere politicamente se andare verso un baricentrismo forte e quindi un unico ospedale, oppure andare su un policentrismo spinto, cioè diffondere, lasciare gli ospedali in tutto il territorio. Teniamo conto che il Veneto ha mantenuto tutti i 68 ospedali e ha tagliato le spese, no, riducendo, dimezzando dirigenti, riorganizzando tutti i settori, e quindi in pratica facendo questo ha mantenuto gli ospedali. Ceriscioli vuole realizzare solo 5 ospedali, uno per provincia, riducendo tutti gli altri a case della salute e riducendo i nostri 13 ospedali che sono stati chiusi, come quello di Recanati, ad una specie di ospedali di comunità che fanno parte della cosiddetta medicina territoriale, cioè nei territori in genere dell'entroterra o del medio-alto entroterra rimarrebbero solamente medici di famiglia e guardie mediche a regime, capito? Sì. È una situazione drammatica, perché dove li mettiamo tutti i malati acuti, gli anziani, che poi gli anziani come lei sa hanno le ricadute frequenti, insomma, no? E quando ricadono frequentemente nell'acuzie, dopo che sono stati dimessi dagli ospedali, bisogna ricoverarli un'altra volta negli ospedali e non c'è più il posto per ricoverarli. Quindi molta gente, questo ci telefonano a noi, li riporta a casa, la gente che sta per morire, è mezza morta, capito? È una situazione veramente drammatica, e io purtroppo c'è un po' di indifferenza in giro da parte della gente, capito? C'è indifferenza, non si rende conto, si rendono conto la gente solo quando gli capita, ecco, questo è un po' il discorso. E allora noi cerchiamo di ravvivare e questo interesse della gente. E Recanati è un ospedale che farà questa fine, cioè sarà un ospedale di comunità dove ci saranno queste cure intermedie, e io specifico cosa sono le cure intermedie. Ma ce l'abbiamo già, purtroppo. Ecco, appunto, voi lì da voi ci sono cure, ci sono dei letti per pazienti già stabilizzati dal punto di vista medico, no? Sì, sì, ma sì. Che non richiedono assistenza. Che non richiedono assistenza ospedaliera, ma sono troppo instabili per poter essere trattati in regime ambulatoriale, sì, sì, sì. E che trattano problemi risolvibili in un mese, massimo un mese. Dopo un mese che stanno lì in queste cure intermedie, pagano, no? Lo sapete che pagano 42 euro al giorno, no? Ecco, questa è la situazione. Allora bisogna che nelle Marche noi ci uniamo tutti, capito? Cerchiamo di questo è un po' il concetto per cui è nato questo comitato regionale. E non potevamo essere frazionati, no? Ogni paesino ha un suo comitato. E cosa risolviamo? Ogni paesino un comitato? Non risolve. Qualche paese, per esempio, qualche paesino che ancora c'ha l'ospedale, qualche paese sta lottando per i punti nascita, no? Vuole mantenere i punti nascita, cioè sta lottando per singoli problemi, per singoli reparti, quando non lotta per il fatto che fra poco gli chiudono l'ospedale. E allora se tu lotti per un singolo reparto e non lotti per la chiusura dell'ospedale prossima avventura, cosa serve lottare per il singolo reparto, capito? E allora bisogna che ci uniamo tutti con una proposta che è basata sul policentrismo spinto, quindi mantenere tutti i piccoli ospedali, e mantenere gli ospedali attuali e non fare gli ospedali unici. Questo è un po' il concetto del nostro comitato regionale. Mi sembra una proposta molto, molto aperta, sensibile ai problemi della gente, capito? Di tutto il territorio. E quindi, come ripeto, tutti gli amici di Recanati si aspettino purtroppo
se non riusciamo a dare battaglia, a mettersi tutti insieme, si aspettino una situazione drammatica anche per il loro ex ospedale, perché non è più un ospedale, molti ancora continuano a chiamarlo ospedale, no, questi ospedali no, ma infatti chiuso. A parte che già ci hanno posto la scritta all'ingresso di ospedale di comunità, quindi hanno già specificato che non si tratta dell'ospedale, sì, con l'H, quella parola ospedale davanti, lo so. Allora molti dicono ma c'è scritto ospedale, no, cioè la gente non sa distinguere, non ci arriva, non è come noi che studiamo i problemi, no? Noi su questo ci ritorneremo volentieri anche con magari gli altri referenti provinciali. Leggiamo che è stata eletta nella riunione appunto di mercoledì 12 settembre, in questo incontro, anche come vicepresidente capodarca Giovanna per la provincia di Macerata, quindi ci fa piacere avere un referente anche nella nostra provincia, come sono anche come vicepresidente Nico Barbara della provincia di Ascoli. Ecco, Ruggeri, lei cita, per finire, possiamo anche fare riferimento ad un comunicato in cui lei cita proprio contro il progetto di Ceriscioli di distruggere, diciamo così, questi polmoni che costituiscono gli ospedali più diciamo non centrali ma appunto vicini al territorio. Lei cita l'affermazione fatta anche da Salvini nel recente incontro che ha avuto con i suoi affanni con sette sindaci, in cui dice: se alle regionali, dice, queste sono le parole appunto di Salvini, tra meno di 2 anni vinceremo, dovremo riaprire tutti gli ospedali che che altri hanno chiuso, gli ospedali chiusi da Ceriscioli. Sì, questa frase, sì, d'accordo, questa l'ha detta Salvini. Noi, come ripeto, non siamo apolitici, non è che stiamo facendo... No, però, visto che ormai è rappresentante del governo, deciderà il governo poi... eventualmente. Lui, il 15 di settembre a Fano, in un comizio a Fano, un stracolmo di gente, lì all'aeroporto di Fano, c'erano almeno dalle 7 alle 10.000 persone, e alla fine è venuto fuori, dice: se vinceremo nella regione Marche, no, riapriremo gli ospedali che altri hanno chiuso. Questa è la testuale, abbiamo anche il video di questa affermazione. Cioè, l'affermazione non l'ha fatta, come diceva lei, non l'ha fatta una persona qualsiasi, l'ha fatta un vicepresidente del Consiglio, insomma, no? E allora noi diciamo, noi non siamo assolutamente politici, quindi non ne vogliamo sapere di schieramenti politici, però diciamo, se ogni schieramento politico, se qualche schieramento politico viene sulle nostre linee guida, noi lo pubblicizziamo, cioè noi diciamo quello ha parlato a favore della riapertura degli ospedali, no, quell'altro ha parlato a favore contro l'apertura degli ospedali unici. Queste cose lo diciamo, diremo ogni partito che si avvicina alle nostre tesi, no? Perché non pubblicizzare? Se un vicepresidente del Consiglio dice che riaprono gli ospedali, è per tutti noi è una boccata d'ossigeno, di speranza quantomeno, che poi c'è chi dice che se no questo ha sparato le balle, non ha sparato le balle, benissimo, intanto noi abbiamo messo in archivio il filmato. E a questo punto, quando accadrà che non rispettano questo che hanno detto, lo pubblicizzeremo. Cosa dobbiamo dire? Quindi siamo positivi per chi parla a favore delle linee nostre, che sono delle linee policentriche, no? E saremo negativi se questo che ha parlato a favore poi non mantiene le parole, insomma, ecco, questo vorrei, non so se è chiara il concetto. Chiarissimo, no? chiarissimo. Benissimo, allora possiamo lasciarci qui per darci presto un altro appuntamento, perché su questo noi non molliamo, come si suol dire, nel senso che è da un pezzo che stiamo sul fronte a combattere, quindi ci fa piacere. Il comitato di Recanati sia dei nostri, si uniscono. Come no? Noi. Ma scherzi? Siamo uniti il comitato di Senigallia, ultimamente si è unito il comitato, un gruppo molto numeroso di Fano, e quindi non faccio altro che ripetere, se mi permette, il nostro sito internet www.proospedalimarche.it. Benissimo. Invece il nostro sito Facebook è Comitato Pro Ospedali Pubblici Marche.
Sì, però... quando vi collegate qui vedrete anche dei filmati, degli spot che velocemente descrivono il dramma tremendo che sta succedendo in tutti i territori. Voi non credete cosa sta succedendo negli ospedali sia grandi, che ormai sono diventati degli inferni, sia negli ospedali piccoli dove sta morendo la gente in maniera anche ingiustificata, mi permetto di dire anche ingiustificata. No, ma ce ne rendiamo conto, ormai è cronaca quotidiana dover affrontare il disordine, la disorganizzazione che c'è nel settore sanità, dove sono stati per colpa appunto di queste scellerate scelte chiusi dei punti o dei pronto soccorso che venivano considerati piccoli, ma che hanno fatto di fatto hanno creato un grossissimo disagio e intassamento nei cosiddetti pronto soccorsi, che sono considerati quelli più attrezzati, però in realtà i vostri cittadini dove vanno? In realtà attendono a volte 3 giorni prima di essere diciamo così, o comunque ore e ore prima di essere benissimo. Allora abbiamo la stessa visione del dramma, in pratica. Come no? Quindi, come ripeto, bisogna che ci uniamo tutti perché essere staccati in tanti comitatini non serve assolutamente a niente. Adesso sta andando via la sua voce, ecco, adesso l'ha ripreso. Va benissimo, Ruggeri. Scusate se sono stato lungo, però bisognerebbe parlare ancora ore e ore. Noi non lo faremo perché abbiamo il suo numero di telefono, quindi la disturberemo di nuovo presto, molto presto. Saluto tutti i cittadini di Recanati e dintorni, insomma, e faccio gli auguri di buona salute, perché qui buona salute, se la produzione diminuisce entriamo nel dramma. È vero, ci vediamo, Ruggeri. Di nuovo auguri a tutti, arrivederci. Ci vediamo.